Wow, siamo in diretta. Buonasera a tutto il gruppo Concert Group. Questa sera abbiamo una diretta da Vasto con l'inviato speciale Riccardo. Però, come tutte le dirette che si fanno, può succedere il maltempo. Ma voi sapete quanta acqua sta cadendo al sud e precisamente sud, non proprio sud, una parte dell'Italia che sta piovendo moltissimo e il backstage programmato è saltato tutto quanto. La diretta va in onda lo stesso perché anche lo spettacolo andrà in onda sempre, qualsiasi cosa possa accadere. E alle mie spalle ho una bellissima fotografia, ma non è solamente una fotografia, è un disegno. È di un gatto che io ho conosciuto tanti anni fa, che ha posato per queste magliette dell'Avento, che sono delle magliette biologiche. Qui sotto la descrizione potremo vedere nel dettaglio l'utilizzo dei tessuti di cotone biologico, proprio perché l'Avento rispetta molto la natura. Mi sto inventando la trasmissione oggi. Ci eravamo preparati molto bene, però era un peccato non farvi vedere questo disegno. Allora, la domanda, dato che stiamo qui nel gruppo e io sono pronto, a chi piacciono i gatti? Qualcuno impazzisce, qui a casa da me ne ho sei di disegni, ma due sono veri. E tutte le volte che rientriamo in casa dopo il lavoro, miagolano in un modo pazzesco perché hanno fame. I gatti che cosa ci danno? Ci danno serenità e danno e diamo coccole ai gatti. E quindi amiamo i gatti. Potrete trovare questa maglietta sul portale della tento.it e visionare più nel dettaglio le caratteristiche, aspettando che il tempo migliori per avere una diretta con l'ideatore di questo disegno. Riccardo, non ti preoccupare. C'è sempre una soluzione a tutto. Allora, bene, vedo che sicuramente ancora stiamo tutti lavorando e volevo sapere da voi se vi piacciono i gatti e che tipo di rapporto voi avete con i gatti. Sotto le note di una musica rilassante, dopo una giornata intensa di lavoro, oggi Concert Group ha avuto delle dirette con vari personaggi della moda e li ringrazio perché, come un giornalista che disturba le persone, avremo prossimamente anche delle dirette lavorative nel Concert Academy. Bene, vedo che siamo anche in tanti, quattro persone. Allora, eccolo qua, questo è un utente che per mettere il viso bisogna dare delle autorizzazioni per la privacy. Però mi piacerebbe veramente, sinceramente, cosa ne pensate
voi del gruppo dei gatti? Avete dei gatti in casa? Beh, mi piacerebbe iniziare un racconto dei gatti. Ok? Benissimo. Io intanto aspetto che qualcuno possa commentare qualche cosa. Ultimamente poi, cambiando anche argomento, quando faccio queste registrazioni online in diretta, la mia voce si accelera e questa sera sto parlando molto tranquillo, con questa musica più rilassante, aspettando la connessione, quelle più potenti, dove non ci sono problemi. Oggi ho avuto una carissima amica formatrice, Giuliana Muti, nel suo negozio, che ci ha fatto vedere dei quadri d'arte. E qui alle mie spalle, oltre che una maglietta, questo potrebbe diventare un quadro di arredamento designer. Le parole bisogna scandirle bene, con tutti gli strafalcioni che dico, però cerchiamo di migliorarsi e non parlare solamente di capelli, ma parlare anche di comunicazione, come comunicare. Noi comunichiamo come ci vestiamo. Se ci vestiamo rossi la mattina, comunicheremo uno stato d'animo. Come ieri, Riccardo, io mi sto prolungando, aspettando che tu entri nella piattaforma. Qualsiasi movimento, per strada, in macchina, ti sto aspettando, perché c'è sempre una soluzione. Io ho iniziato a parlare del tuo disegno, che è fantastico, sono proprio innamorato, e quindi nelle prossime dirette spero di indossarla, questa maglietta, dal vivo, perché questi occhi gialli danno un senso di, per me, di sicurezza, e questo colore violaceo acquisisce. Vi ricordo che questo gatto a Tenerife io l'ho accarezzato tantissimo. La prima volta che lo accarezzai, in effetti mi fece un po' particolare, perché abituati con i gatti con il pelo, senza pelo è qualcosa. Però poi le cose si apprezzano anche. Come gli uomini e le donne che hanno una caratteristica, i gatti senza pelo hanno qualche cosa di magico, che man mano che tu lo accarezzi ti danno delle emozioni veramente forti, senza togliere niente ai gatti con i peli. Però vi consiglio, se avete qualche amico, di provare accarezzare il gatto senza peli. Bene, io stavo vedendo, ci sono altri commenti. Ciao Francesco, bello, però non so chi sei, mi dispiace, non riesco a dialogare. E qualcun altro che dice: ce l'ho Romina, fantastico. Cara Romina, io spero che dopo la registrazione, dato che il video starà nel gruppo, a tutti quelli che hanno un gatto senza peli lo postasse, così facciamo, giochiamo insieme, vediamo le caratteristiche di ogni gatto. Allora, continuando, abbiamo lanciato un'idea in questo momento per
tutto il gruppo, poi cercheremo di condividerlo anche in altre pagine, perché è una razza molto particolare e chi ce l'ha credo che apprezzi questo animale per le sue caratteristiche. Ci sono anche dei cani particolari che hanno tutte pieghe in tutto il corpo, non mi ricordo come si chiamano, però il carlino può darsi, una razza del carlino. Bene, io credo che abbiamo parlato quasi 11 minuti, il nostro inviato speciale, spero che non sia arrabbiato per il temporale che ha fatto saltare tutto il backstage per la presentazione delle t-shirt da uomo della nuova collezione. Sarebbe stato molto bello vederlo da vivo e io spero di rifare nuovamente una diretta perché l'orario era spettacolare per vedere anche un tramonto e imparando a respirare la bellezza dell'essere umano che può creare magia vestendosi in un certo modo. Bene, grazie dell'ascolto, spero che la registrazione sia venuta senza cracchiature, ma stiamo lavorando per questo. Bene, io vi ringrazio, non vedo ancora nessun intervento, ma non ha importanza, l'importante è partecipare. Allora, buona e serena notte a tutto il gruppo, un saluto particolare a Angela Chiumenti, lo troverete nel gruppo, il suo nuovo gruppo di benessere e meditazione, e speriamo al più presto di rinvitarla alla nostra trasmissione Concept Group per migliorare i nostri stati d'animo e vivere una vita felice. Grazie dell'ascolto, grazie Riccardo, oggi ho improvvisato, però andiamo avanti e vinceremo tutti insieme. Ciao, Francesco Callori vi augura buona serata.